Un saluto gruppo, eccoci qua per la SOS University. Oggi parliamo di un tema caro al gruppo, che è un tema, diciamo, il motivo per cui esiste anche questo gruppo ed è appunto la piorrea. La piorrea è quella malattia che colpisce quella condizione in cui si trova il paziente, delle volte associata a carenze genetiche di difesa che colpisce appunto moltissime persone, moltissimi pazienti che portano poi alla perdita prima di gengiva, poi di osso, fino ad arrivare alla perdita dei denti in stadio terminale, in stadio più avanzato. Quello di cui vorrei parlare oggi è un tema legato quindi alla malattia, alla piorrea, un tema che riguarda lo stadio iniziale. Okay, lo stadio iniziale sono le prime ricerche che un paziente fa su internet, magari quando sospetta di avere la piorrea, no? Quali sono i sintomi della piorrea? Voi l'avete mai cercato su internet anni fa questo, che ne so, sintomo di piorrea, sintomo di parodontite? Ok, con la testa fanno no. Ok, con la testa fanno no, non sto inquadrando, ok, per la privacy non sto inquadrando. Ed è ovvio questo, perché? Perché è un male silente. Quindi se uno non sente dolore, non ha un dolore forte, neanche gli viene il dubbio, ci avrò la piorrea. Tu prova a immaginare se c'hai, che ne so, un altro male simile, la celiachia, capito? Uno non sa di avere la celiachia. Va a fare degli esami, degli accertamenti, potrebbe essere che è quello, poi alla fine dopo sì, c'è quello. Per uno non è che si sveglia mattina c'ho un furuncolo sul viso, quello lo vedi. Ok, la piorrea, se non ti viene diagnosticata, moltissimi pazienti non sanno neanche di averla. Tant'è che quando noi la diagnostichiamo, gran parte delle volte lo diciamo al paziente, il paziente casca dalle nuvole e dice: io la piorrea. Io no, non è, cioè, mi si muovono i denti, è normale, l'età, ma non è la piorrea. E magari c'ha una piorrea in questo stadio, come qua, c'ha uno stadio avanzato, molto avanzato della malattia, dove chi ha visto non ha detto a suo tempo che c'era la malattia. Okay? E chi è che diagnostica questo tipo di problematiche? Il dentista. Quindi se il dentista la vede, la riconosce in uno stadio magari più iniziale come questo, vediamo che qua l'osso c'è. Ce n'è ancora tanto, le gengive, ma c'è qua sopra già uno stadio iniziale di parodontite. Qua su le gengive dovevano essere a questo livello e anche qua, e si stanno già riassorbendo e stanno scoprendo la radice. Questo è già uno stadio, a dire il vero, intermedio, dove qualsiasi paziente, se gli fai vedere i denti, non vede questo, ma vede lo spazio tra i denti e dice: ah, mi si sono allargati i denti. Perché Certo. si muovono. Certo, i denti perdono osso, l'osso se ne va, iniziano a muoversi e fanno così, la bocca collassa e si aprono questi spazi, questi che si chiamano Beh, lì come diastemi. cominci a sentire caldo e freddo quando bevi la reazione? Inizi a sentire caldo e freddo, perché le radici si scoprono, le radici qua sono sensibili. L'età, poi lo spazio non è che si apre dall'oggi al domani, si apre lentamente. Nell'arco degli anni si apre lo spazio e quindi magari si inizia anche a abituare visivamente a questo spazio e dice: è normale, è il mio sorriso, è la mia conformazione del viso. Ma la malattia sotto le gengive sta andando avanti. È un male silente la piorrea. Quello che ci può essere delle volte è un po' di sanguinamento. Uno lava i denti con lo spazzolino e vede del sangue e dice: ma magari mi sono traumatizzato lavando i denti, ho lavato troppo forte i denti. Un altro sintomo può essere, per esempio, l'alitosi, no? Avere l'alito pesante, perché i batteri che sono qua tra i denti, in questi spazi che si aprono, rimangono protetti, lo spazzolino non ci entra, in più si scollano le gengive dalle radici, i batteri iniziano a entrare sotto, dentro alle gengive, e lì lo spazzolino non entra. Il fermentare di questi batteri produce questo alito, questa anidride solforosa quasi, che produce, è tipico dell'alito del paziente che ha la parodontite.
è dovuta ai batteri che sono delle volte qua nelle tasche, quasi sempre, anzi, e delle volte anche nelle cripte linguali, ovvero delle fessure che c'è un'associazione del tantissimi pazienti che hanno la pioria, quindi anche voi che siete a casa potete fare l'esperimento guardandovi allo specchio, di pazienti che hanno la lingua fissurata e hanno questa condizione. Del tutto normale, la lingua fissurata non è una malattia, è una conformazione genetica della lingua. Parte della popolazione ce l'ha così la lingua, non è una malattia. C'è chi ce l'ha, c'è chi non ce l'ha. Sì. Okay. Poi c'è più o meno fissurata, si hanno delle fessure come questa, questa è meno fissurata e si deposita alla fine qua dentro alle cripte linguali i batteri. Che sono poi la causa di questa malattia, che sostengono questa malattia. Questo cosa significa? Che se noi non passiamo il pulisci-lingua sulla lingua e non andiamo a svuotare le cripte linguali, queste fessure che possono essere più o meno profonde, delle volte anche mezzo centimetro possono essere, questa è una lingua normale, per esempio. Vedete, questa è una lingua che non ha le fissurazioni. Vedete come una. Ma non è che questa è una lingua normale, è sbagliato, è un altro tipo di lingua. C'è chi ha la pelle chiara, chi ha la pelle scura, chi è giallo, chi è bianco, chi è con la pelle grossa, chi ha il biotipo di pelle sottile, per esempio. Ci sono gli uomini alti, gli uomini bassi, ci sono le donne bionde, le donne brune, c'è chi ha le cripte linguali e chi non ha le cripte linguali. Queste sono lingue che hanno, per esempio, un'alta probabilità di andare a accumulare cibo, batteri, e si associano poi con la pioria. Se più c'hai le cripte linguali in più la carenza di fattori di protezione geneticamente, come l'interleuchina 1, allora è una festa. È molto probabile che si sviluppa la patologia, cioè che avanza. Se in più c'hai anche il dentista, o non c'hai, peggio, il dentista che te la diagnostica, arrivi a 40 anni, 30 anni che già c'hai delle tasche avanzate. Se in più c'hai magari, non solo non hai il dentista, ma in più hai dei problemi, magari non riesci a muovere le mani, c'hai delle patologie, pazienti che sono speciali, pazienti che hanno sindromi, non riescono a pulire la bocca. A 30 anni quelli perdono tutti i denti, se non c'è ogni giorno qualcuno che gli pulisce perfettamente tutti i denti. La pioria quindi è un male silente, per riassumere quello che abbiamo detto, è un tipo di malattia che deve essere diagnosticata da una figura specialistica che è il dentista, perché se no non te lo viene a dire il vicino di casa che c'è la pioria, che c'è il brufolo sul viso, sì, te lo dice il vicino di casa, che ci stai perdendo i capelli, te lo dice il vicino di casa. La pioria è un qualcosa di difficile da diagnosticare se non sai riconoscerla. Domanda. Prima domanda. Certo, C'è familiarità in questo? c'è familiarità tra pelle chiara e figli con la pelle chiara? Certo. Quindi, Biondi e figli biondi? Certo. Pelle così? esempio, nel mio Lingua così? caso, c'è parte che io sappia da mio nonno, mia mamma, noi, cioè io ho 3 bambine. Come faccio a capire per tempo, a parte dover portarle a fare i controlli, ma già la lingua potrebbe essere un segnale? Vi faccio vedere. Allora, mi piace rispondere andando in profondità alle domande. Ti potrei dire sì, si può diagnosticare. Vi faccio vedere come va diagnosticata. Allora, Mirra, andiamo. Io ho mio carissimo collega con cui ho diagnosticato tantissime parodontiti, veramente tante. Si usa per diagnosticare la parodontite. Un test parodontale si chiama, okay, un test si può fare della saliva, un pack parodontale che noi andremo a introdurre anche in Italia con un semplicissimo esame di uno scrub che viene fatto dell'interno della guancia e si fa un prelievo di tamponi all'interno delle tasche parodontali con un cottoncino che potrà essere fatto anche a casa. Questo si invia al laboratorio analisi, il laboratorio analisi ci rimanda poi che cosa? Un grafico come questo,
dove ci sono i diversi gruppi di batteri, ognuna di queste barre colorate non è un batterio, è un gruppo di batteri, perché poi la malattia è sostenuta da un gruppo di batteri cattivelli, non è mai sempre un batterio che causa il problema, ma è un'associazione di batteri. Ci sono tanti batteri che vengono analizzati in questo schema e sono tutti questi batteri qua. A seconda di come sono associati tra di loro questi batteri, c'è un gruppo, c'è il rosso, c'è il verde, c'è l'arancio, sono stati codificati questi gruppi e quando ci sono associazioni addirittura tra i gruppi è molto più probabile di avere una parodontite che è aggressiva, che è quella che in 2 anni ti fa perdere tutti i denti. Ci sono parodontiti che ti possono far perdere i denti negli anni, parodontiti che vai a curare subito, non li perdere mai, i denti dipende dall'associazione di batteri, dal substrato, perché poi i batteri non sono il problema, ma il substrato, cioè i batteri ce li abbiamo ora sulle mani, nel viso, in bocca, dappertutto ce li abbiamo, ma se tu sei sano non attecchiscono. Se il tessuto, il corpo inizia a essere malato, debole, allora quelli hanno sopravvento. Se in più magari ho dei fattori, ci associo come il fumo, ammazzo una certa categoria di batteri con le tossine del fumo, prevalgono altri batteri. Ok? Quindi ho dei fattori, delle abitudini viziate di vita che mi portano a sviluppare una certa flora batterica. Se più ho il partner anche con quei batteri, ok, io mi curo, lui non si cura. È uno scambio continuo comunque di batteri. Quindi i batteri sono molto importanti, ma non sono l'unica causa. C'è anche il fattore genetico, l'ereditarietà e anche le abitudini. E c'è anche che cosa? La prevenzione magari che non viene fatta. È una malattia multifattoriale, si dice, quando ci sono tanti fattori, sono tante cause. Se io ho un livido, per esempio, un trauma, la causa è una, è il trauma che ho avuto. Basta che non sbatto, lividi non ne ho. Poi ci sono magari degli ambienti dove io posso stare che sono più soggetto a sbattere, magari se faccio, che ne so, il lavoro di quello che serve ai tavoli, del cameriere, è molto più probabile che sviluppo lividi sulle gambe, perché camminando 8 ore al giorno sbatto sulle sedie, sui tavoli. Quindi ci sono, vedi, anche dei fattori predisponenti, ti ho fatto l'esempio come per esempio quello che se lo va a cercare, che fuma, c'ha la predisposizione, però se fumi 2 pacchetti di sigarette al giorno, peggio la pipa, è molto più probabile che avanza la selezione dei batteri, si incrostano poi che cosa? Le parti di gengiva scoperta che vi ho fatto vedere prima, dove eravamo, c'era una foto qua, per esempio queste parti qua si iniziano a incrostare, di tartaro, e quelli iniziano a sostenere in questa zona la tasca parodontale, quindi qua abbiamo alcune zone, in genere sono le zone dove non arriva però lo spazzolino qua dietro, che iniziano a sostenere che cosa? Le colonie batteriche, il tartaro, quello che si chiama tartaro, che si va a togliere con la pulizia dei denti. Il tartaro ce l'ho anch'io in bocca e io pure muovo bene le mani. Cioè, voi immaginate avere tanti spazi tra i denti perché le gengive si stanno ritirando, diventa ancora più difficile poi togliere il tartaro o evitare che si formi. E a un certo punto il pH scende della bocca. Se il pH scende, perché i batteri producono acido lattico, quelli che vivono là dentro, allora è molto più probabile che si attiva il sistema di allarme del nostro organismo, che è il sistema della infiammazione. L'infiammazione porta le gengive a un certo punto a ritirarsi e peggiora il problema perché si creano spazi ancora più grandi e devi usare gli scovolini, non basta più lo spazzolino. Un passo indietro, bastava semplicemente magari rendere parte della prevenzione questa semplice analisi qua. Se noi facciamo l'analisi batterica sulla popolazione, magari in età post-puberale, quando un ragazzo inizia a avere magari la fidanzata o il fidanzato, quando iniziano a esserci degli scambi col partner, allora lì inizia a cambiare drasticamente la flora batterica della nostra bocca. E allora lì conviene perché iniziamo a vedere se ci sono dei fattori di rischio. Abbiamo la possibilità di vedere geneticamente con uno scrub come questo sulla guancia se c'è la carenza dell'interleuchina 1, quindi le difese.
facciamo una visita, eliminiamo tutte eventuali tane batteriche, che sono le carie, e facciamo anche un'analisi dei batteri. Se noi avessimo fatto questo semplice screening, e quindi un check-up, magari una volta all'anno, ogni 6 mesi, vedere che non ci si aprano delle carie, verso la piorrea è difficile andarci. Non ci vai verso la piorrea, ci vai quando manca il controllo e lo screening. Se tu fai l'analisi di tutto questo, poi hai un quadro esatto di quella che è la composizione batterica all'interno della bocca, come questo, ci viene un grafico fuori come questo. Porfiromona gengivalis, ce ne sono treponema denticola, TD, questi sono tutti i nomi dei vari batteri che rientrano all'interno della bocca, ce ne sono tanti di batteri, però queste sono le specie batteriche che creano i problemi. Se questi batteri superano quella linea nera, allora c'è bisogno di fare la pulizia dei denti. Se oltre a superare quella linea nera entrano all'interno di questi rettangoli blu, allora c'è bisogno dell'antibiotico anche, in associazione, non solo la pulizia dei denti, ma anche l'antibiotico, e a seconda del rettangolo dove entrano, c'è bisogno di quell'antibiotico, perché ci sono diversi tipi di antibiotici, 7 antibiotici che io posso dare per la parodontite, o associazioni di antibiotici, che permettono alla bocca poi di guarire nel ciclo della terapia della parodontite. L'antibiotico non è tutto. Anche la cura, come la causa, che è multifattoriale, la cura deve avvenire da più parti, la terapia. Okay? Deve essere sia dal punto di vista batteriologico contenuta la carica batterica, quindi l'igiene domiciliare. Ogni giorno bisogna svuotare dal cibo, che cosa? Le cripte linguali, quindi la lingua, bisogna pulire tra un dente e l'altro con gli scovolini, bisogna pulire le superfici dei denti con lo spazzolino, bisogna togliere le carie o togliere i denti, se ormai ci sono denti che sono perduti. Bisogna, oltre a questo, andare a fare che cosa? La prevenzione anche del partner. Ok, perché vi ho detto prima, se io mi curo ma lei non si cura o lui non si cura, stiamo facendo la cura a metà. Se io curo la bocca solamente una parte, per esempio molti pazienti ci chiedono mi curo solamente l'arcata di sopra, ma se il problema è una parodontite, una piorrea in stadio avanzato, come sono caduti i denti sopra, cadono anche gli impianti, perché sto mantenendo mezza bocca in putrefazione e quindi quei batteri contagiano gli altri sopra. Okay? Che siano radici naturali o radici artificiali, i batteri intaccano che cosa? Le superfici che si trovano esposte fuori dalla gengiva, che sono i denti o artificiali o reali, creano il biofilm e quel biofilm poi fa irritare la gengiva. Ma se io cambio drasticamente i batteri, togliendo tutti i denti per esempio, cambia completamente la flora batterica, perché non ci sono più le superfici che c'erano prima tutte malate, tutte attaccate. Quello è il momento di iniziare a usare dei collutori forti, poi dopo un mese iniziare a usare i batteri probiotici, dei lactobacilli. Tutte queste cose ricordatevi che ce le avete già nella vostra area segreta, che vi arriva per mail ed è area aftercare. Ce l'avete via mail, una volta qua dentro ci avete il protocollo e schema di queste cose di cui vi sto parlando. Ok, vi ho messo anche il link del probiotico che bisogna utilizzare. Che si trova? In farmacia lo vendono, lo trovano questo, lo trovate. Sono delle pastigliette, il Gamperio Balance, se non lo trovate compratelo su internet. E tutti questi attrezzi qua della GAM. Ok, c'è la vostra farmacia, vi potete ordinare tutto da qua, risparmiate pure la online. È meglio come marca. Gamma, Meridol, è uguale, l'importante è che avete le spazzole, spazzolini, scovolini, filo, pulisci lingua. Qua vi ho messo l'antibiotico che va bene nel 95% dei casi. Ok? Io ho fatto tanti, ve lo dico questo perché ne ho fatte tante, tante di cure parodontali.
questo qua andrete in farmacia e vi dirà, ma questa è una roba per uso ginecologico. Non lo sanno come si cura la parodontite, ci vuole quello, ok? Ci vuole questo. Con l'impegnativa del medico, ve la devono dare. Andate da la cosa ideale sarebbe dopo andare da un parodontologo e farsi seguire da un parodontologo. Il parodontologo vi fa questa analisi qua che vi ho fatto vedere. Ok? Poi lo scopo ora è questo di attivare in Italia la possibilità di farvi l'autodiagnosi praticamente. Ti arriva, non lo propone nessuno, non è che non c'è. Come i test genetici che arrivano a casa, c'è lo scrub, lo mandi e ti arriva il referto, il risultato. Poi con quello vai e ti fai la prescrizione dal medico di base. Perché c'è molta ignoranza, è questo il discorso, c'è molta ignoranza. Se tu vai da alcuni medici, alcuni dentisti, non te lo propongono questo. L'ignoranza o interesse? No, è sicuramente ignoranza, perché parli di cose che magari conosci, però se non c'hai una speciale sensibilità verso quella malattia, magari sei specializzato, che ne so, più in ortodonzia, non lo vai a approfondire, non sai neanche dove, o magari non collabori con dei centri che fanno questa diagnosi precoce o questa stadiazione batterica, a vedere quello che è il problema. Io ne ho fatto tanta perché aveva a che fare con la parodontite, l'ABC, e andare a vedere in stadi dove il paziente deve mantenere i denti, ancora molti denti, andare a vedere un po' quelli che sono i batteri. Perché ci possono essere tra questi dei batteri che causano la perdita precoce rapida, quella che è la parodontite aggressiva. Voi siete in uno stadio ormai terminale, dove ste cose, è come che qua siamo al centro tumori e stiamo parlando di prevenzione del tumore. Ok, voi già ce l'avete avuto. Quindi era una cosa che doveva essere fatta prima, ma siccome oggi stiamo parlando di cause della parodontite, è giusto che vi parlo per i futuri. Ne stiamo parlando qua sul gruppo, siamo in diretta anche sul gruppo, e si fa che cosa? Si fa una PCR praticamente con lo scrub. Noi facciamo uno scrub, è come l'analisi scientifica della saliva, del mozzicone nella sigaretta. Rimane un pezzo di genoma, quello viene amplificato, duplicato, duplica, alla fine arriva a essere duplicato che cosa? Tutto il genoma che è rimasto qua sopra, per esempio, che poi non è proprio questo, ma è questo, mi sono perso, aspetta, tolgo lo zoom, ecco qua, questo è un cotoncino sterile che viene inserito dentro alla tasca, salta fuori, che cosa? Che all'interno lì ci saranno, su questo cotoncino, i batteri saranno rimasti. Vado ad amplificare, mi escono fuori che cosa? Il genoma di quei batteri. Ok, DNA di quali batteri c'erano lì a quella festa. È l'esame più semplice del mondo, semplicemente va a duplicare i DNA che sono presenti in quel prelievo. E da lì poi viene fuori esattamente quello che c'era dentro. Una volta che tu sai cosa c'è dentro, sai anche che tipo di antibiotico devi dare o contro chi stai combattendo. Ma l'antibiotico da solo non serve a nulla. Come il curettage, non so se lo conoscete questo termine, lo conoscete perché vi hanno fregato. Perché il curettage senza questo non serve a nulla. Sì. Abbastanza costosa. Costa molto, io lo dico sempre. Il curettage senza impostare una terapia parodontale non serve a nulla. È grattare, togliere un po' di tartaro, ma non stai andando a curare la problematica, a risolverla. Stai solamente togliendo una parte degli effetti, stai togliendo. Non risolvi nulla. La terapia parodontale alla fine è una terapia difficile, perché sono tante cose da fare. Io non so neanche se su di me se riuscirei a vincerla la parodontite, perché devi fare tante cose, le devi fare per tutta la vita. È come il paziente diabetico, guarisci dalla parodontite? Non lo so, mai. Sei diabetico, ci resti a vita. Se sei carente di interleuchina 1, ci rimani a vita carente. Se ormai le tasche si sono create, l'osso si è ritirato, quello ormai hai degli spazi, dei ponti in bocca, capsule, o levi via tutto e rifai tutto quanto, ma non hai neanche detto che non ti si incastra più cibo.
Devitalizzare i denti serve solamente a curare la parte interna del dente, ma la piorrea si interessa la parte esterna dei denti e delle gengive. Invece devitalizzare significa andare a togliere il nervo dal dente. Serve fare un approccio da più fronti, cioè il problema va attaccato da più fronti. Serve la terapia iniziale. Vi racconto come si cura la parodontite, poi vi impressiono e vi farò capire quanto è difficile anche per un dentista curarla. Serve fare prima di tutto le fotografie al paziente, poi serve fare le radiografie al paziente, ok? Fare delle radiografie piccoline endorali, quelle che ti mettono la lastrina in bocca e fa la foto, e te ne deve fare almeno 16 di fotografie di queste, e te le deve fare ogni 3-4 mesi queste fotografie, perché poi deve andare a sovrapporre le fotografie vecchie con le nuove e vedere se è peggiorata la malattia. Poi deve fare un sondaggio di tutti i denti con la sonda parodontale. La sonda parodontale altro non è che proprio uno strumentino, questo qua. Si entra, ha delle tacche, questo strumentino, si entra là dove ci sono le gengive tutte scollate, staccate dalle radici, e si riempie che cosa? La cartella parodontale, che forse qualcuno di voi l'ha fatta in passato. Questa è una cartella parodontale, è praticamente che cosa? Un grafico, quello che dobbiamo fare, con tutte le zone dove si è staccata la gengiva. Ci sono diverse linee, la prima è la linea rossa ed è la zona di recessione della gengiva. La gengiva doveva stare qua, a questo punto, qua. E si è riposizionata qua. Quanto è profonda la tasca? Tu diresti 2 mm, 1 e 2, no. La tasca è quello che parte da qua a dove si è riposizionato l'osso. Quindi in realtà sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 mm più 2, 8 mm. Tutto quello che è oltre 6 mm, la terapia deve essere chirurgica, devo tagliare qua la tasca, tutta questa gengiva e portarla qua. A un certo punto si sarà scoperta la zona di divisione delle radici, il dente è perso, perché qua non riesce il paziente a pulire. Dopo che io pulisco, dopo circa 2 settimane, qua c'è di nuovo il tartaro. E quindi ha fatto la cosa per niente. Tanto vale togliere il dente. Se tolgo un dente, cosa faccio? Metto subito l'impianto? No, perché non posso mettere l'impianto se prima non curo tutti gli altri denti. Quindi devo guardare la foresta, devo prima curare tutta la bocca e nel frattempo cosa gli metterò in bocca? Una dentiera semimobile, mobile con i gancetti, che terrà per un periodo, ma quella trattiene i batteri, che è probabile che il paziente se la tiene in bocca di notte, tutte le notti, perché se no la moglie lo vede senza i denti. E io vi racconto le storie che succedono reali, perché nessuno si toglie la dentiera di notte, nessuno se la toglie, se la tengono tutti in bocca per paura di. E poi dirà: fammi una dentiera in resina senza il metallo, perché se no sbadiglio e quella si accorge che ho il metallo in bocca e poi non mi bacia più. E allora la resina trattiene più placca del metallo e la parodontite peggiora, inizia a perdere un altro e un altro dente perché non ho neanche i soldi per affrontare tutta la terapia insieme. E allora il dentista che fa? Se non porta i soldi, fai finta di curarlo. Ha pagato stavolta al paziente? No, aspettiamo. Quando torna? Torna al mese prossimo. Ok, il mese prossimo facciamo il curettage. Nel frattempo il paziente non torna perché i soldi ancora non ce li ha. Ok, e torna dopo 6 mesi. E c'è sempre un'altra sorpresa. Sfiducia nel dentista. Il dentista mi ruba i soldi. Ok. Le prime tasche si sono formate. In realtà, non per colpa del dentista, ma per colpa dello Stato, che non ti ha fatto la diagnosi precoce. Se lo Stato ti avesse fatto da ragazzo la diagnosi precoce, lo scopo era quello di non far formare le tasche. Perché vi ho fatto questo discorso? Perché una volta che ne entri nel vortice non esci più. È veramente difficile uscirne. O anche se hai i soldi per curarla. E costa veramente tanti soldi curarla perché devi fare il curettage ogni 6-7 mesi e sono 700 euro a quadrante o a bocca che può costare, alla fine ti svuota il conto in banca questa malattia, dai tanti soldi al dentista e non hai risolto nulla e ancora devi curarla.
È una malattia che viene trascurata a livello sociale perché è difficile da curare, perché bisogna fare tante cose e bisogna prenderla anche nel tempo giusto. Se la prendi già troppo tardi, l'unica terapia è togliere tutti i denti. Quando vai a curare la malattia, questa malattia parodontale, tra le varie cose che ci sono da fare c'è togliere tutti i fattori di rischio. Il fumo. Quanti saranno disposti a smettere di fumare? Dottore, guarda, faccio il curettage, però non voglio smettere di fumare. Ok, facciamo il curettage, però non smette di fumare. Faccio il curettage, l'antibiotico, ma non tolgo i ponti, perché li ho fatti due anni fa i ponti. Ma quei ponti vanno tolti perché accumulano cibo, perché i libri della parodontologia dicono che devi togliere tutti i ponti dalla bocca e le capsule. Più devi togliere le carie e i denti del giudizio. La bocca deve essere resa facile da pulire. Se la bocca non viene resa facile da pulire, il curettage li puoi fare bene, ma a casa il paziente farà l'igiene fatta male. E a quel punto sta di nuovo punto a capo. Ci sono poi magari impianti all'interno della bocca che qualche dentista gli ha messo nonostante avesse già la parodontite. E gli impianti ancora non li poteva mettere. Quegli impianti attorno hanno sviluppato per implantite, però li ha pagati troppo e non li può togliere, perché hanno perso appena appena un po' di osso, ma c'è ancora alcune spire, ma c'è già delle spire che sono esposte. Quelle spire dell'impianto si infarciscono di batteri e di tartaro e sostengono la parodontite. Il protocollo corretto sarebbe andare a limare tutti gli impianti e renderli lucidi, come dei colletti lucidi, questi impianti, quelli che sono esposti, che hanno sviluppato la perimplantite. Ve la faccio vedere una perimplantite. La perimplantite è quando si inizia a staccare, vedete qua, la gengiva dall'impianto. Praticamente la tasca che si sviluppa attorno alle radici si può sviluppare anche attorno agli impianti. Perché il biofilm si attaccava qua, ai denti si attaccava, il paziente continuava a fumare, e i batteri si erano riselezionati, aveva iniziato bene, con tanta grinta, tanta voglia di cambiare il microclima batterico e poi ha ripreso le vecchie abitudini. Si crea la perimplantite prima su uno, poi su due, poi sugli altri impianti e a un certo punto la malattia riprende. La causa cosa sono? I batteri o, vi ho detto prima, le abitudini del paziente, più la predisposizione genetica, non i batteri. I batteri non ne hanno colpa, sono lì i batteri, ma se non vengono rimossi quotidianamente oppure vengono eliminati i batteri buoni dal fumo, per esempio, quelli prendono il sopravvento e se il paziente è geneticamente debole fanno i danni. La parodontite è un male silente in più perché il paziente non se ne accorge, non ha dolore, non hai come ti fa male. Delle volte il paziente si accorge di avere la parodontite perché il dente si muove e quindi ha la percezione che c'è qualcosa che non va, perché c'ha la litosi e gli dicono cioè, vatti a fare un controllo, oppure perché ha dolori, perché le recessioni gengivali gli hanno portato a sviluppare delle carie forti che hanno portato i denti a dover essere devitalizzati, allora ti viene la pulpite, dolore forte, pulsante, vai dal dentista, il dentista ti dice c'hai una parodontite, perché c'hai una malattia cariosa che è arrivata molto oltre, oppure se ne accorge il paziente perché ormai i denti sono tutti che sanguinano, cioè le gengive sono tutte che sanguinano e allora c'è un sanguinamento profuso, si sveglia magari la mattina che c'ha il cuscino proprio macchiato di sangue e dici non è normale, ti spaventi, lì vado a farmi un controllo, cioè, vado a fare un controllo perché ho sputato sangue. Uno la prima cosa che pensa c'è un tumore, non pensa più alla parodontite, pensa va dal dottore, medico di famiglia e dice stamattina ho trovato... ho visto, non so, qualche film che quando è sangue è pericoloso, penso di avere un tumore. No, c'è la parodontite, gli dico. È peggio perché resti in vita ma ti costerà tanti soldi. Ok, resti in vita ma ti costerà tanti soldi. Vai in uno stadio successivo dove sai di avere un problema.
Ma oggi la lezione era solamente su non so di avere un problema. Ok, come si diagnostica la parodontite? L'unico modo di diagnosticare la parodontite non lo può fare il paziente da solo, tipo andare a cercare su internet 10 modi per riconoscere la parodontite. Come i sintomi della parodontite, no? Vai da un dentista e fai una diagnosi. Vai da un dentista, fai l'analisi genetica, l'analisi dei batteri e il sondaggio parodontale per vedere che non ci siano delle tasche. Le tasche parodontali, già quelle di per sé bastano con un sondaggio per fare diagnosi di parodontite. Poi le radiografie endorali, l'analisi batterica, quella ci dà conferma di quali tipi di batteri ci sono e di quanto è grave la parodontite. Il grafico come questo ci dà un'idea grafica di dove sono maggiormente i danni, in questo caso sono nei molari i danni. Meno nella parte anteriore, anche se nella parte anteriore in realtà è più grave perché ha perso già gli incisivi laterali. Vedete quelle barre? Quello significa che il dente è stato estratto. Quando iniziano a essere estratti più denti, poi c'è anche l'aspetto biomeccanico che inizia a essere un pochino più sfavorevole, come qua per esempio. Il paziente inizia a avere perso qua molto osso, c'ha già dei ponti, c'ha già degli impianti. Molti denti devitalizzati, questa è una bocca ormai dove il paziente ha speso già tanti soldi, perché ognuna di queste terapie l'ha pagata, ma l'osso si sta tutto continuando a riassorbire, l'osso che doveva stare qui, i denti non dovevano essere devitalizzati, non doveva avere questo metallo incollato sui denti. Questa è già una storia molto 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 grave. Una bocca normale. Questa è una bocca normale, la lastra di una dentatura normale. Le prime volte che facevo lezioni qua all'equipe, l'equipe storica, e gli facevo vedere questo, no? Perché facevamo già casi molto complessi, però loro si sentivano Superman, dicevano, vabbè, ma lo so fare, quello lo facciamo, andiamo avanti, facciamone un altro. Io gli dicevo, non dimenticatevi mai che non siete Dio, non siete Superman, state curando ogni giorno casi molto complessi, perché questa è la normalità. Questa è una cura semplice, una carie. Ma andare a rifare tutta una dentatura artificiale, la prima, cosa che dovete fare è far capire al paziente che si trova in una condizione estrema. Da lì ho cambiato riabilitazioni estreme della bocca, per far capire al paziente che la situazione non è normale. Ma si trova il paziente in una condizione veramente disperata di cura della bocca. Non è normale aver perso tutti i denti. E anche quindi la terapia non sarà una terapia convenzionale, ma serve che il paziente ci aiuta nella terapia, già capendo che c'è un problema molto grave e che a casa farà delle cose poi dopo, che rispetto agli altri pazienti, che magari non devono fare, loro non hanno bisogno magari di fare 10 minuti al giorno di igiene mattina e 10 minuti la sera. Per un paziente che ha 16 impianti, 12 impianti, tutte le capsule artificiali, i provisori in resina, PMMA, sono tutti materiali artificiali. Questa è una bocca di un paziente normale, facile. Questa è una bocca bionica. Ditemi cosa c'è di diverso tra questa e questa. Questi sono radici naturali che hanno sensibilità, che sono ammortizzate nell'osso, sono tutte una separata dall'altra, se una si caria non ti va, cioè se una si rompe di dente non ti va a rompere tutta la masticazione. Vai a mettere lì il singolo impianto, se si apre una carie vai a curare quella carie. Qua è tutto unito. Se c'è un problema di struttura, questo è un paziente che ha le gambe artificiali. Come te. C'hai sei impianti sopra, sei sotto, tutto artificiale. Sì, all'apparenza chi ti vede non lo dice, dice c'hai i denti. Però se vai a fare una radiografia, vedi che non è normale. Qua sotto si sta riassorbendo l'osso attorno a questo impianto. Soluzione?
svito via quell'impianto e avvito i denti. Va avanti lo stesso il paziente, anche senza questa ruota, ne aveva 7 sotto di ruote. Però mettete in conto che i denti non sono più i denti naturali, sono delle simulazioni. Questi erano naturali. Che durata hanno quelli? Dipende da come li tiene il paziente. Che durata ha l'automobile, che ne so, quando faccio incidente. O se guido bene, non lo faccio mai l'incidente. Se invece guido spericolato, c'è il rischio che dura una settimana quella macchina. Tutte le cose che non fareste mai con i denti naturali, a maggior ragione non vanno fatte con i denti artificiali. Fumare, trascurare l'igiene, andare a aprire le bottiglie con i denti, o a tenere la pipa, strappare il cibo, oppure, che ne so, tutte le cose che non fareste mai a livello microbiologico e a livello meccanico. Meccanicamente ti hanno sempre detto togli la forchetta dai denti, togli il coltello dai denti, non stuzzicarti i denti, non mangiare le noci, non mordere, no, con i denti bionici non lo fai questo. Io uso delle parole come la bocca bionica perché servono a far prendere coscienza che non è la bocca naturale. Se io ti dico braccio bionico, capisci che certe cose non le puoi fare. Ti dico dentatura bionica, capisci che non è naturale. Quindi alcune cose non le potrai più fare. Ma la parodontite si blocca? La parodontite è come la, ho detto prima, è come il diabete. Non guarisce, come dire, dottore, il diabete guarisco? No, puoi evitare di essere danneggiato dalla parodontite, puoi fermarla, diciamola così. Puoi fermare gli effetti, puoi fermare, non puoi eliminare la causa ce l'hai. Ed è la condizione genetica, l'aver perso in bocca tutti i denti, avere ora delle arcate fisse, avvitate, che tratterranno comunque del cibo là. Tra questi impianti si trattiene del cibo ed è per quello importante andare a fare l'igiene con, ve l'ho fatto vedere anche la settimana scorsa, col filo per esempio Superfloss. Vai a far passare questo filo sotto alla protesi, andiamo un po' più avanti, si vede qua, lucidi bene l'impianto con la spugnetta di questo filo, poi guarda, puoi passare sotto al ponte con la spugnetta, vedi che lo pulisce. E noi abbiamo questi? Sì, esistono in Italia. Sì, li usano i bambini per pulire gli apparecchietti ortodontici. Voi gli chiedete al farmacista il filo per l'apparecchio, è questo, il filo per l'apparecchio ortodontico, e sì, è perfetto perché c'è una parte rigida, di plastica rigida, questa azzurrina che si vede qua, questa è la parte rigida del filo, che entra dappertutto come uno stuzzicadenti, però flette, è un po' flessibile, la chiappi e lo rifai passare dall'altra parte, a quel punto lucidi il colletto. Questi video li trovate nell'area aftercare. Nell'area aftercare trovate come risolvere i problemi dopo le cure. Facebook, clicco su questo bottone e ti manda e potete scrivere qua e vi risponde l'ufficio, il back office. In back office io sono sempre a contatto col back office e do indicazioni su come risolvere i problemi, dove deve essere smistata. Oppure c'è WhatsApp. Ok. Questo è il numero WhatsApp dell'aftercare. Quindi prima cosa, cercate, ci avete l'accesso all'area aftercare, vi dovete registrare, dentro ci sono tutti questi contenuti, come usare il pulisci-lingua, eccetera. Ma torniamo alla perimplantite. Invece l'idropulsore non si usa? L'idropulsore è come l'idrogetto dell'auto, che se comunque non spazzoli... Vabbè, quello sì. Manda solo via cose, i pezzi grossi di fango dall'auto, ma non è che diventa lucente, si asciuga ed è impolverata comunque la macchina. Stessa cosa è il biofilm batterico, se tu non lo spazzoli via, quella gelatina acida rimane come lo yogurt attaccata sulla lingua e anche soprattutto sulla lingua poi, perché il 70% dei batteri sta sulla lingua. Lo faccio vedere, no?
Guardatevi, fatevi la lingua a vicenda e vediamo. Chi ce l'ha bianca? Lei ce l'ha rosa? Rosa, un po' bianchina. Questa è bianca, questa c'ha lo yogurt sopra. Questa è parodontite assicurata. La lingua deve essere rosa, di questo colore deve essere la lingua. Va spazzolata e poi con un rastrello tirata via quella gelatina acida. Va tirata via, con il pulisci-lingua c'è questo rastrellino. La lingua come questa è una lingua che può, che trattiene i batteri. Hai lavato bene i denti, però poi dopo la lingua, ogni quanto lavi la faccia. Allora va lavate, mani e faccia si lavano come la bocca. Almeno due volte al giorno li devi lavare, poi tre è meglio. Quando tu vedi che sul viso inizia a essere poco fresco, è il momento di darti una rinfrescata. Bocca, lingua, mani, viso, tutto. Lo dicevo la settimana scorsa, se non ti lavi la bocca, poi i batteri e le gengive si irritano. E se iniziano a sanguinare, poi si aprono le ferite. Guarda, avete mai visto lingue come queste? Queste? Ma ci sono poi delle condizioni come queste, vi dicevo, la lingua fissurata, che è più difficile da pulire, lingue come queste, da tenere igienizzate. Quindi sono come pazienti che hanno tanti punti in bocca, rimane acida la bocca. Se rimane acida va lavata più spesso e non basta solo meccanicamente, ma va anche disinfettata. Va disinfettata come? Protocollo e schema, venite qua, aftercare. E vi ho fatto qua anche il protocollo, ve l'ho disegnato. Vi ho messo qua i numeri di quello che bisogna usare e vi ho messo i colluttori, non vi ho messo nomi commerciali. Voi chiedete questo in farmacia. Clorexidina e clorexidina. Gamperio Balance oppure questo. Questi sono Reflor Go, c'è sempre lo stesso batterio, quello buono. C'è scritto qua da 0 a 30 giorni devi fare questo, da 30 giorni a 60 giorni, quindi secondo mese, cambia praticamente il colluttorio, che invece che usare il 4 devi usare il 5, che è più leggero. E poi devi mettere al secondo mese i batteri. E tu direi, quando li devo usare i batteri? C'è scritto qua. Allora, ve l'ho messo. Sassolino. Della parodontale, ecco qua, una volta al giorno, ok? E poi in questo periodo non fumare o ammazzi i batteri buoni, magari sostituisci con quella elettronica o usa il cerotipo di nicotina, se proprio non ce la fai quel mese, cercate di, magari centro antifumo, e unite la terapia parodontale, la ricostruttiva della bocca con un cambio di vita, come hanno fatto tantissimi pazienti. Basta, ho preso la decisione, mi sono tolto i denti e tolgo anche le sigarette. Basta. Tanto è come se vi avessimo diagnosticato un carcinoma ai polmoni. Siete vivi ancora, ma a sto punto basta, perché devi continuare. Avete curato, avete fatto la terapia, e non solo voi, ma anche il partner fate smettere. E fate coincidere la cosa con un bel cambio. Qua ve la spiego anche, ok? Ne ho fatto un video anche che vi spiega proprio il protocollo. E anni fa, non c'era la barba bianca, guarda, ero meno... E questa è un'area importantissima. Voi, da un punto di vista informativo, siete più avanzati, perché rispetto a chi magari avrà visto in futuro questo video e si troverà in un mindset, noi lo chiamiamo uno, ovvero ci sono diversi mindset in cui una persona si può trovare, ovvero stati mentali. Non so di avere un problema. Dopo so di avere un problema, ma non conosco la soluzione. Stadio successivo. Conosco la soluzione, ma non so dove. Ok? O non so esattamente cosa. O l'on 4, o l'on 6, o l'on 6, premium, pecto, non lo so. Fase successiva.
dove hanno già fatto la terapia, ok, come lo devo mantenere? Voi siete in uno stadio ormai da mindset 4-5, state andando verso addirittura il mindset 6. No, è il come lo risolvo il problema. Ok, potrebbe esserci il problema adesso, no? È quello che già sul quale ora siete proiettati. Ci potranno essere problemi? Certo, oggi stiamo parlando anche di quello. Il miglior modo di evitare i problemi, o meglio di risolvere i problemi, è non averne. Evitiamoli i problemi. Usate sempre cautela quando si mangia, e smettete di fumare, e mangiate, tagliate il cibo a pezzi e poi lo masticate, non lo strappate, evitate di fare quelle cose che sforzano le protesi. Se c'è un problema, quello che vi posso dire è non andate in panico, ok? Non andate in panico, perché abbiamo tutto un protocollo anche aftercare. Ok, come si risolvono i problemi dopo la chirurgia, dopo i provvisori, con i denti definitivi, ci sono tutti, noi abbiamo per ogni problema come va risolto. Non vi sto qua ora a parlare di tutti i problemi che ci possono essere, perché sono tanti e ogni giorno anche io mi stupisco, ne vedo di nuovi, però c'è sempre una soluzione. Ok, non abbiamo mai avuto problemi che non si sono risolti, perché sono fortunatamente piccoli problemi quelli della bocca. Non sono trapianti di cuore, non sono cose... 7.000 interventi. Molti. Non li abbiamo contati, però sono tanti. Tanti problemi ne abbiamo tutti i giorni, abbiamo circa, io li ho calcolati, bisognerebbe chiedere... Aspetta, glielo chiedo a Oleg. Lo chiediamo. Sì, facciamo la categorizzazione più anche le fotografie dei vari problemi, così si fa vedere quello che è il problema che ci può essere e come poi va risolto. Vediamo se mi risponde Oleg, perché non c'ho accesso al suo lui c'ha, usa Zendesk mi pare. Aspetta, aspetta, mi sa che riesco a entrare nel suo sistema. Vediamo. Siamo dentro al sistema di gestione dei ticket. Ok, questi sono i ticket aperti, il nome li fa vedere tutti quanti. Vediamo generazione rapporti. Questi sono tutti i vari ticket degli ultimi 30 giorni. 33 ticket, 36 risolti, 8... che sono ancora correnti, dei problemi da risolvere. Ogni ticket c'è tutto lo storico, fotografia, quello che sta succedendo, come sta venendo gestito, se ne occupa Oleg di questo. E, quindi cosa facciamo? Cataloghiamo tutti quelli, per esempio, questo dente rotto, questo dolore impianto scoperto, vediamo qua cosa c'è qua. Ok, abbiamo e la fotografia anche. Così condividiamo anche... Poi questo in realtà mi pare che fosse un falso ticket, perché questo non era l'impianto ma era la struttura. Si fa una fotografia, ce la si manda, poi una radiografia e a distanza vediamo quello che è il problema. Ok, poi sì, si fa, e poi vediamo se è un problemino da risolvere col centro aftercare, oppure se ci serve una panoramica, oppure se bisogna tornare in Moldavia per casi più gravi, proprio dove c'è la struttura tutta spaccata, che ha mangiato le noci, allora va smontate e si riavvita una nuova arcata. Okay. La cosa migliore... Qua mantenete comunque lo storico di ogni lavoro. Certo, certo. I problemi non li puoi eliminare, i problemi vanno gestiti. Vanno gestiti, non è la miglior gestione poi dei problemi, ti ho detto, è l'educazione alla non avere problemi, per quello facciamo anche SOS University, di modo che nel gruppo stiamo in realtà con queste lezioni evitando alle persone tanti altri problemi, stiamo facendo informazione e formazione per quello che poi è il mantenimento. Io faccio ora un saluto al gruppo, abbiamo finito la lezione di oggi.